Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te». Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. E meno male che sei contento dopo aver ascoltato una parola dura come questa e dici: no, andiamo per gloria a te, o Cristo. È difficile, lo sai questa parola, no? I tuoi orecchi hanno ascoltato, la tua mente ha già messo da parte quello che tu sai che non è possibile praticare. E tiriamo avanti facendo finta di niente. Così celebriamo quel pensiero borghese che non ha mai la capacità di penetrare la verità delle cose, neanche rivolgere a Dio una preghiera autentica, perché sta scritto: alzerai al cielo mani pure, cioè senza sangue, questo vuol dire, cioè che non hanno ucciso, che non hanno giudicato, che non hanno fatto del male, e allora la preghiera sarà ascoltata. Lo diceva anche il libro del Siracide. È quello che abbiamo ascoltato, sapete, il libro del Siracide è ancora nell'economia del Primo Testamento, Antico Testamento, se vuoi, un'economia in cui ci si stava cominciando a domandare se la legge occhio per occhio e dente per dente fosse proprio una legge fatta per l'uomo e per la giustizia dell'uomo. Allora gli ebrei avevano cominciato a pensare a due possibilità per operare il perdono di chi ha peccato. Una, quella che conosciamo anche noi, il diritto romano ce l'ha riportata quasi pari pari, anzi più articolata, quella secondo cui se uno ti fa qualcosa, poi ti deve soddisfare per il danno che ti ha fatto. Ora dimmi tu se c'è una logica nella nostra realtà, anche sociale, in cui se uno ti ha rubato, poi viene messo nelle condizioni di restituirti. No. Se vai in galera, che ti restituisce? Niente. Quello che ti ha rubato se l'è venduto. Io lo so che dicendo questo molti di voi, soprattutto quest'estate, hanno sofferto per questo male. Dunque, una giustizia che si rifacesse su chi ha peccato, così non funzionerebbe. Chi ha rubato se n'è andato e tu non sei, a te non è stato restituito nulla. Ma questa è la giustizia degli uomini, è il modo che gli uomini hanno di pensare. Se uno ha fatto il male deve pagare, ma cosa paga? E come paga? E soprattutto a chi paga? Pensaci bene.
Ragioni secondo una logica solo umana, ma ti accorgi che anche questa logica umana agli uomini non fa né bene né male. Allora gli ebrei hanno pensato anche un'altra modalità, veramente poco popolare, lo so che anche tu non l'accetteresti. Si chiama Riv e intende la possibilità di mettere l'altro nelle condizioni di emendarsi e di cominciare a fare il bene, anche se non lo rifà a te. Tu dici, ma com'è possibile? Se tu l'altro non lo punisci, quello continuerà a fare il male. È possibile questo, è vero. Dipende da te quale logica vuoi usare. Se vuoi usare la logica quella che abbiamo detto finora, quella degli uomini, puniscilo e non ne avrai nessun risultato. Neanche lui nella sua vita si emenderà. Le carceri, voi lo sapete, non sono luoghi dove uno poi impara a vivere, semmai impara a fare peggio. Ma tu dirai, ma su quale principio fonda questa modalità di permettere che ti permette di dare all'altro la possibilità di emendarsi e di cambiare? Vuoi saperlo? Su Gesù Cristo. Guarda che diceva il libro del Siracide, la prima lettura che abbiamo ascoltato stamattina. Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione della morte e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo e dimentica gli errori umani. Allora ti sta dicendo il Siracide, te lo dirà tutto il Nuovo Testamento, sempre i Vangeli e le lettere, ti sta dicendo tu non hai la capacità di perdonare nessuno, non è umano perdonare, ficcatelo in testa. E non metterti là a fingere di perdonare, come dici tu, no? E non odio però, neanche saluto perché, no, scemenze. Smettila di fare queste cose qua. C'è solo una sapienza che può aiutarti a capire che cosa vuol dire il perdono. E questa sapienza non viene dagli uomini, viene da Dio. Se veniva dagli uomini, Gesù non sarebbe morto in croce. Siccome viene da Dio e gli uomini non l'hanno compresa, è morto in croce. Ma se lui ha offerto la vita perché noi credessimo a questa logica, vuol dire che ne valeva la pena. Che cosa manca a te per capirlo? La sapienza, amico mio, manca la sapienza. Sai che vuol dire ricorda i precetti e non odiare il prossimo? Per gli ebrei ricordare i precetti significa ricordare tutte le leggi della Torah, erano tantissime, 613. E praticarle tutte. Per noi ricordare i precetti significa rientrare nel mondo della sapienza che la scrittura ci ha raccontato. La scrittura, cioè la rivelazione che Dio fa di se stesso, come se avesse detto agli uomini: ecco, io mi squarcio il cuore, guarda che cosa ho dentro, guarda che cosa porto dentro. Porto odio per qualcuno? Vendetta forse? Forse io mi sono rifatto dei peccati degli uomini? Non ho mandato il mio figlio a morire per loro. Questa è la legge. Pur conoscendo il peccato degli uomini, io decido di perdonarli sempre. E tu che vorresti fare? Ma io non sono capace a perdonare, è vero, hai detto bene, non sono capace a perdonare. E allora se non sei capace a perdonare, penetra questa sapienza, conoscila. Nutri di questa sapienza che viene dal cuore di Dio. E là dove non arriva la tua intelligenza, io lo so che molte volte poi la ragionevolezza del mondo ti porta via, dove non arriva l'intelligenza, bussa con la preghiera al cuore dell'Onnipotente, perché lo Spirito Santo si metta in mezzo e faccia delle cose terrene, delle cose che non contano, un luogo di benedizione, di pace e di vita eterna. Quello Spirito che noi invocheremo tra poco e renderà il pane corpo di Cristo e il vino sangue di Cristo, possa essere anche colui che nel tuo sacerdozio battesimale ti permette di rendere l'orrore di questo mondo, l'odio di questo mondo, un vino buono, una realtà santa per la salvezza di tutti gli uomini. Questo è affidato a noi, se noi pure ci nascondiamo dietro un dito. Allora questa grazia non passerà, amici miei, non passerà. Dunque sapienza e umiltà anche, perché la sapienza non si può impugnare. Umiltà.
Che si deve salvare l'uomo? Ti ricordi? Il giusto secondo la cultura biblica, no? È Salomone, no? Che quando una donna gli va a dire: c'è quell'altra che si è presa questo bambino perché dice che è suo, perché l'altro è morto, ti ricordi? No? La giustizia di Salomone. Che cosa fa Salomone? Prende il bambino e dice: bene, facciamo metà per uno. La giustizia fatta così distrugge l'uomo, lo uccide. L'ultima cosa, un'immagine che così te la riporti a casa e ti fa piacere, che non viene dalla nostra sapienza, ma sempre dalla sapienza viene. Non hanno conosciuto il Cristo, ma hanno capito come funziona la bellezza della nostra umanità. È quella dei giapponesi, che quando si rompe un vaso non lo buttano via come facciamo noi, non mettono in evidenza o nascondono con colle invisibili le crepe che si sono create nella ceramica, ma vi pungono dell'oro perché l'oro metta in evidenza che la guarigione è meglio della sanità, che il perdono è migliore della dimenticanza, dell'indifferenza, è migliore di quegli atteggiamenti umani che non hanno la capacità di restituire la vita così come Dio ce l'ha data gratuitamente. Siamo dato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, poiché hai posto al centro del nostro cuore quell'amore che ha spinto il tuo Figlio a donarsi per la nostra salvezza, per la memoria di questo amore, dacci la possibilità di parlare il linguaggio del cielo, che è il linguaggio del perdono e della misericordia. E dove ci troviamo incapaci e impossibilitati, tu completa in noi l'opera della redenzione nel tuo spirito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Tu lo sai che ci sono molte inimicizie, accuse sferrate inopportunamente, che con ostentazione per amore della verità, così dicono, giudicherebbero tutti gli altri. Non è questo che noi abbiamo imparato. Allora perdona i tuoi figli e fa della tua sposa un luogo di benedizione per tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, in molti modi abbiamo imparato le cose della sapienza divina che tu ci hai voluto elargire attraverso le scritture, soprattutto attraverso l'esempio dei santi, degli uomini e delle donne che hanno donato tutta la vita per la salvezza degli altri. Darci la possibilità di rimediare ai peccati che abbiamo fatto, soprattutto contro il nostro prossimo. Fa che non giudichiamo più, che non mormoriamo più, che non facciamo più guerra a nessuno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini e le donne che soccombono nell'ignoranza delle cose del Regno e dunque vivono di odio e di rancore. Raggiungili con la tua misericordia, sperimentino il tuo perdono, tornino sui loro passi e ti servano con umiltà e giustizia per tutti i loro giorni. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli, il tuo Spirito Santo e buono li visiti. Tu che conosci i loro pensieri, riconciliali, ricostruiscili, risanali, fa che non odino più, fa che non servano più rancore, anche per i loro cari, per quelli della loro stessa famiglia. Sana queste ferite, oh Signore, questo popolo confessi l'unità
del tuo nome e la tua santità. Mettili a riparo dal maligno che sempre suggerisce loro la vendetta, e da ogni maleficio guariscili. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me, ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Beh, direi che l'esempio che fa Gesù in questo racconto è abbastanza eclatante, anche abbastanza comprensibile, perché c'è una sproporzione incredibile tra le due grandezze, non mi ricordo quanti talenti e poi 100 denari, insomma veramente non c'è paragone, sono grandezze proprio lontane. Eppure questi due servi si comportano in un modo strano. E tu hai detto alla fine di questa lettura, hai lodato il Signore per la verità che questa lettura contiene circa la possibilità di perdonare, di usare misericordia, di avere un cuore aperto nei confronti degli altri. Però mentre dici questo, non puoi non constatare che dentro il tuo cuore questa disposizione al perdono, lo puoi dire, non c'è. Ed è meglio che lo dici, perché se fai finta che c'è, fai finta. Magari ti inventi un atteggiamento, dici: vabbè, ma io in fin dei conti quello là mica lo odio, non lo saluto, insomma mi è indifferente, cioè è morto. Sta attento, perché qua si gioca proprio la nostra capacità di intendere le cose di Dio o di chiudere il cuore con un atteggiamento borghese che diventa anche un po' ridicolo. Che cosa è in gioco, amici miei? Beh, lo dice Gesù facendo questo esempio. È vero, le grandezze dei due debiti sono sproporzionate, anche quello che doveva moltissimo è troppo, in effetti. Però c'è una cosa, un valore invece in questo racconto che rimane tale, è vero, è autentico, perché Gesù dice che, dopo aver risposto a Pietro, dice che questo, che il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Il regno dei cieli, allora traduzione, per te il regno dei cieli è l'aldilà, quando andiamo lì se non abbiamo fatto quello che dovevamo fare come faremo? E no, amico mio, il regno dei cieli non sta al di là, il regno dei cieli c'è già, anzi se lo vuoi sapere tu tra poco ti nutri del regno dei cieli. E tu mi dirai:
Sì, lo saprei che mi nutro del regno dei cieli, perché il corpo di Cristo questo è. Però non me ne accorgo. Non solo non me ne accorgo, ma pur sapendo che mi sono nutrito di questo regno dei cieli, di aver pregato secondo lo Spirito Santo, di aver partecipato a questa unione di tutti in un corpo solo, so che quando esco da qua mi verrà in mente un ricordo, una memoria, un volto forse, qualche cosa del passato che mi ha ferito, e starò male e proverò rancore e sentirò emergere pian piano un sapore amaro di vendetta che prima o poi mi sento disposto a operare verso qualcuno. Allora come la mettiamo? È questo il problema, amici miei. Il regno dei cieli rimane tale, è un dono enorme, tu non te ne rendi conto, l'ho capito, ma è un dono enorme per te. E guarda che è un dono enorme declinato in un modo semplice, alcune parole che stiamo dicendo, il corpo di Cristo che è appena un pezzetto di pane. Come si fa ad accorgersi di questa grandezza? Visto che Gesù ha detto è come il regno dei cieli, così e così e così. Beh, torniamo alla prima lettura dal libro del Sirace, tranquilli, non vi terrò molto su questo. Il libro del Sirace, siamo quindi nel Primo Testamento, ancora non c'è il fulgore della luce che splende sul volto di Cristo, tuttavia c'è una sapienza in questo brano che vale la pena accostare e guardarla con attenzione. Dopo aver fatto alcune considerazioni sull'incapacità dell'uomo, no, di frenare la collera e insomma anche la stoltezza di mantenere il rancore verso gli altri, dice a un certo punto: ricordati della fine e smetti di odiare. Ricordati della fine, capisci? Che vuol dire ricordati che morirai. Ma dice anche: ricordati che la tua sorte è appesa all'amore di Dio che ti ha creato, che ti ha pensato, che ti ha visitato con la sua grazia. Della dissoluzione della morte resta fedele ai comandamenti, resta fedele ai comandamenti. Questo è il succo, amici miei. Se tu vuoi sapere che cosa vuol dire, come si fa a perdonare, ad avere misericordia, a non nutrire rancore, a non fare la vendetta, tutte cose che alla tua umanità, te lo dico così stai tranquillo, sono impossibili. Non ti è possibile perdonare, sta tranquillo. Lo so io, lo sei tu, diciamocelo con franchezza. Noi non sappiamo, non possiamo perdonare. Ma quando i precetti, cioè quando la sapienza di Dio che si è declinata nella Sacra Scrittura per gli ebrei attraverso la Torah e per noi attraverso tutta l'economia che troverà il suo culmine nella venuta del Verbo in mezzo a noi, noi in questa sapienza abbiamo capito che cosa c'è nel cuore di Dio. Quello che Dio pensa non c'è più estraneo, quello che Dio desidera non è più lontano da noi. Lo possiamo scrutare, lo possiamo capire, lo possiamo assumere addirittura. Per questo tra poco diremo credo, non solo Dio, eccetera. Dice: ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Allora se lo vuoi sapere, se vuoi sapere come si fa a uscire da questo, entra nel cuore di Cristo. Comincia a pensare secondo Dio. Come si fa? Sacra Scrittura, Magistero della Chiesa. Esperienza degli uomini e delle donne che hanno seguito Gesù Cristo in tutte le vicende, anche quelle più dolorose, e alla fine, o diremo noi anche all'inizio, i sacramenti e la preghiera, non le molte preghiere che sciorini tutti i giorni, lo stato della preghiera che ha il potere di riprodurre al centro del tuo essere questo pulsare del regno di Dio. Perché sai, il regno di Dio non è un luogo. Il regno di Dio è uno stato. Il regno di Dio non è qualcosa di un'immagine. Il regno di Dio è vita che dentro la tua vita dà senso a tutte le cose, che ti fa respirare. E poi un'immagine, siccome l'ho detta pure stamattina, la gente è rimasta impressa, te la dico pure a te stasera. Quando noi facciamo un errore, facciamo fatica a emendarci. Cerchiamo di nasconderlo, di cancellarlo, e nella nostra stoltezza pensiamo che pure Dio
lo deve coprire, cancellare, far finta che non c'è. Non è così, amici. Non ci vergogniamo quando ci confessiamo. Vuol dire che il nostro problema non è il dolore per il peccato, ma è altro. Se una cosa si rompe nelle nostre mani, se possiamo rimetterla a posto, bene, ma ormai direi che la buttiamo via, perché mostra, no, la sua fragilità. Prova a rincollare una cosa che ti piaceva tanto. È brutta, non è più la stessa. Come diciamo noi, quando un coccio è rotto, non se ne fa più niente. E della vita di un uomo, che se ne farà? C'è una sapienza che viene da lontano, lontano, dall'estremo oriente. Non ha nulla a che vedere con le cose del regno, le cose di Dio, ma siccome il regno ama abitare anche in sapienze lontane, per manifestarsi in Cristo nella sua pienezza, in quella sapienza lontana, quella del Giappone, c'è una tecnica interessante, non mi ricordo più come si chiama, la cercherai, che, ecco, esatto, come si dice? Kitsugi. Secondo la quale, quando si rompe un vaso, non lo buttano via, non mettono delle colle trasparenti come facciamo noi, perché guarda, non si vede niente, no, che si veda piuttosto. Che si veda, tu non vedi Gesù Cristo ancora risorto con le piaghe nelle mani della sua croce? Mica le ha cancellate. Allora i giapponesi sapete che fanno? Suturano questi cocci tra loro, le suturano con una colata di oro zeppino. Dove la rottura è più grande si vede più oro, perché appaia chiaramente che su ogni peccato dell'uomo, che su ogni frattura del cuore umano, brilla la grazia e l'amore di Dio che supera grandemente la nostra debolezza. Se no il Verbo non si sarebbe incarnato. Se cominci a camminare su queste orme, comincerai a vedere la vita dell'altro in un altro modo, gli errori dell'altro in un altro modo, e chissà, magari un giorno, grazie al tuo sacerdozio battesimale, ti verrà in mente di offrire questa sofferenza del mondo a Dio perché il mondo guarisca, e di offrire anche la tua vita perché queste ferite degli altri si rimarginino, chi lo sa, e così allora insieme ricostruiremo con semplicità e umiltà di cuore questo corpo di Cristo che è così frammentato. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, hai fatto brillare il tuo amore per noi nelle piaghe del Cristo, tuo Figlio crocifisso. Hai resuscitato dalla morte ciò che la nostra umanità ha disprezzato. Hai fatto splendere al centro della nostra vita il tuo stesso Spirito. Ci guidi in terra piana perché possiamo conoscere i tuoi precetti e praticarli e ricostruire un mondo di pace. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Risana le fratture che separano, che dividono il corpo della tua sposa e mettono gli uni contro gli altri. Per il sangue del tuo Figlio non permettere che l'odio, il rancore e la vendetta permangano al centro della nostra fede. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, anche noi hai chiamato ad essere tuoi testimoni in mezzo al mondo proprio di questa misericordia. Fa che non giudichiamo più, che non mormoriamo più, che non attribuiamo più agli altri colpe che noi stessi abbiamo commesso. E dacci la possibilità di rimediare in questo tempo al nostro peccato. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, viviamo in un tempo di guerre, di odi, di grande paura, di lontananza dalle tue leggi. Fa che nel cuore di queste circostanze brilli il tuo amore. Fa che possiamo guardare con fiducia al volto del tuo Figlio, sicuri che egli non tornerà per punirci, ma per compiere tutto ciò che tu hai pensato per noi. Per questo ti preghiamo.
e ora Padre Santo e misericordioso, mentre stai per offrire il corpo del tuo Figlio a questi che hai chiamato ad ascoltare la tua parola, a celebrare questa Eucaristia, io ti chiedo il tuo Spirito guarisca le loro divisioni, risani le loro fratture interne, faccia loro conoscere il bene e dia loro la possibilità di praticarlo in mezzo a questa generazione. Liberali dalle insidie del maligno che sempre li inclinano al male, guariscili da ogni maleficio, da loro il coraggio di essere tuoi figli così come amano chiamarsi. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, medespicias in necessitatibus. Sed a periculis cuntis, libera nos semper.